di Brianza Channel, ci troviamo a Varedo. Siamo in questo spiazzo dove di solito c'è un mercato molto grande, in compagnia di Mauro Fabretti, che è uno degli organizzatori di questa manifestazione. Che cos'è questa manifestazione e com'è nata? Allora, innanzitutto era un sogno nel cassetto che sono riuscito a realizzare insieme all'aiuto di Matteo Figini, che è l'assessore al commercio, e mi ha dato l'opportunità di realizzare quest'idea insieme a Felice Cicero. Praticamente questa manifestazione, che si svolgerà ogni sabato in quest'area mercantile, darà l'opportunità a un privato, con il privato, di trattare la sua bicicletta, la sua moto, la sua macchina, la sua barca, la sua moto, la macchina o moto d'epoca. Quindi viene qui ogni sabato, parcheggia e tratta direttamente da privato a privato, senza intermediari. Voi avete come slogan "commercianti per un giorno". Sì, abbiamo tra virgolette rubato questo slogan, che è già utilizzato da altri. Adesso comunque stiamo lavorando per averne un nostro particolare, che è proprio "commercianti per un giorno", che il privato dà l'opportunità di vendere il suo veicolo qua. Quali vantaggi ha il privato, il cittadino che vuole esporre, comunque vendere un suo mezzo? Allora, innanzitutto viene nell'area e non trova intermediari. Lo so che sul web si spazia da diversi portali dove vendono già veicoli. Qui ha l'opportunità di guardare nell'occhio il privato, il suo acquirente o il suo venditore, e trattare direttamente il prezzo del prodotto, del veicolo che vuol vendere. Solo questo, e penso che non sia cosa da poco. Vogliamo ricordare gli appuntamenti? Ma gli appuntamenti ogni sabato dalle 8 alle 18 si arriva, si fa la spunta, oppure chi ha la tessera delle altre agevolazioni entra prima e si posiziona nell'area che gli viene assegnata. Siamo qui in compagnia di Domenico, uno degli espositori. Perché ha voluto venire qui ad esporre e cosa vuole vendere? È molto semplice, perché mi sembra un'idea molto positiva in questo momento di crisi. Ho provato con internet e non sono riuscito a venderla, perché giustamente dalle foto è tutta un'altra cosa. Invece dal vero, la gente viene qua. Barca? Sì, sono venute tante persone interessate. Mi sembra un'ottima idea questa. Dell'esposizione mercato commerciante per un giorno. In compagnia di un altro espositore abbiamo Antonio. Cos'è che vuoi vendere, Antonio? Vorrei vendere la mia Audi A4 e per l'iniziativa che mi hanno proposto degli amici, appunto qua a Varedo. La reputo un'occasione non da mancare, in quanto in tempo di crisi il rapporto tra le persone non c'è più, con internet, con tutti i media eccetera, e invece in questo modo si può parlare di quello che sono le cose di ognuno, e quindi c'è ancora quella cosa importante, quel motivo per cui dare uno scambio di informazioni. Da stamattina tre persone, ho avuto tre offerte differenti e pensavo che non andasse bene, invece è andata veramente bene. Adesso le tratterò in modo più approfondito e via. E ringrazio comunque lo staff per questo. Siamo in compagnia di Angelo. Cosa vende in questa manifestazione? Vendo la mia stupenda Fiat 500, scusate se sono me la vanto, però l'ho fatta tutta quanta io, preparata, un pochettino sportiva. È una manifestazione che sembra che ha un ottimo risultato e mi piacerebbe venderla. Ci sono già state persone interessate? Sì, più di qualcuno, già qualche contatto.